primo settembre, andate piuttosto dai venditori e compratevene. La saggezza è figlia del timore del Signore. Il timore del Signore è figlio della fede in ogni sua parola. Non c'è fede nella parola del Signore, non c'è timore di Dio, non c'è sapienza. Al loro posto spuntano insipienza, stoltezza, idolatria, immoralità. Ogni sapienza viene dal Signore e con Lui rimane per sempre. La sabbia del mare, le gocce della pioggia, i giorni dei secoli, chi li potrà contare? L'altezza del cielo, la distesa della terra e le profondità dell'abisso, chi le potrà esplorare? Prima di ogni cosa fu creata la sapienza e l'intelligenza prudente da sempre. Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli, le sue vie sono i comandamenti eterni. La radice della sapienza, a chi fu rivelata? E le sue sottigliezze, chi le conosce? Ciò che insegna la sapienza, a chi fu manifestato? La sua grande esperienza, chi la comprende? Uno solo è il sapiente e incute timore, seduto sopra il suo trono. Il Signore stesso ha creato la sapienza, l'ha vista e l'ha misurata, l'ha effusa su tutte le sue opere. A ogni mortale l'ha donata con generosità, l'ha elargita a quelli che lo amano. L'amore del Signore è sapienza che dà gloria a quanti Egli appare, la dona perché lo contempli. Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona d'esultanza. Il timore del Signore allieta il cuore, dà gioia, diletto e lunga vita. Il timore del Signore è dono del Signore, esso conduce sui sentieri dell'amore. Chi teme il Signore avrà un esito felice, nel giorno della sua morte sarà benedetto. Principio di sapienza è temere il Signore. Essa fu creata con i fedeli nel seno materno. Ha posto il suo nido tra gli uomini con fondamenta eterne, abiterà fedelmente con i loro discendenti. Pienezza di sapienza è temere il Signore. Essa inebria di frutti i propri fedeli, riempirà loro la casa di beni desiderabili e le dispense dei suoi prodotti. Corona di sapienza è il timore del Signore. Essa fa fiorire pace e buona salute. L'una e l'altra sono doni di Dio per la pace e si estende il vanto per coloro che lo amano. Egli ha visto e misurato la sapienza, ha fatto piovere scienza e conoscenza intelligente, ha esaltato la gloria di quanti la possiedono. Radice di sapienza è temere il Signore. I suoi rami sono abbondanza di giorni. Il timore del Signore tiene lontani i peccati. Chi vi persevera respinge ogni moto di collera. Le vergini sagge sono sagge sempre, perché sempre sanno che senza olio la lampada non arde e non illumina. Sono sagge all'inizio, portano con sé lampada e olio. Non danno olio alle stolte, perché altrimenti la sala del convito presto sarebbe rimasta al buio. Con 5 lampade che ardono bene nella sala ci sarà luce in abbondanza. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità, io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Matteo 25:1-13. La stoltezza dell'uomo oggi è grande, più del cielo e più degli abissi del mare.
è così grande perché l'uomo non crede più nella fedeltà di Dio in ogni sua parola. Può passare il cielo e la terra, possono anche sbriciolarsi le montagne, può prosciugarsi il mare, mai però cadrà la fedeltà di Dio in ogni parola da Lui proferita. Noi viviamo di misericordia falsa, perdono falso, Vangelo falso, parola falsa, verità falsa, giustizia falsa, fede falsa. Noi abbiamo un Dio falso. Da questa falsità, quale sapienza può nascere nel nostro cuore? Sarebbe sufficiente che credessimo che ogni parola di Gesù infallibilmente si compie e la sapienza ritornerebbe ad essere il nostro sangue, il sangue della nostra vita spirituale. Ma chi crede oggi che Gesù gli dirà domani «Non ti conosco»? Non abbiamo noi cancellato inferno e lasciato solo il paradiso per tutti? Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, dateci la vera fede nel vero Dio. Thank you.